Buongiorno, benvenuti a Omnibus, benvenuti ai nostri ospiti. Allora, intanto, qui con me in studio, e la ringrazio, c'è Angela Mauro di Huffington Post, è normalmente la corrispondente da Bruxelles, comunque si occupa di cose europee, non solo, oltre che di politica, per la Huffington Post, ma anche lei è nella, come tutti, dal lockdown, segue da Roma in questo caso. Do il buongiorno e il benvenuto in collegamento Skype, ma in questo caso invece da New York, dove sta abitualmente, a Massimo Gaggi, che è il corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno a voi. E che è anche autore di un libro appena uscito sull'America del crack. Eccola qui, Crack America, la verità sulla crisi degli Stati Uniti. Do anche il buongiorno e benvenuto ai nostri ospiti politici di oggi. Intanto a Stefano Fassina di LeU, sempre responsabile economico, comunque nome di punta per quanto riguarda la politica economica per LeU, per la sinistra. E do buongiorno a Fassina. E do il buongiorno e il benvenuto a Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa. Buongiorno. Buongiorno, segretario. Segretario, giusto. Allora, ci collegheremo poi anche con altri ospiti, vedrete nel corso della puntata. E però vorrei partire prima, come capite, il focus sarà sulla giornata europea, sulla videoconferenza, il Consiglio europeo in videoconferenza dedicato all'emergenza coronavirus. Ne abbiamo parlato tantissimo perché c'è il tema del MES, ma in realtà ancora di più perché sembra un po' messo da parte, lo dicevamo del resto, che su quello più o meno l'accordo dell'Eurogruppo poteva tenere, poi con scelte dell'Italia, tutte delle quali abbiamo già discusso e delle quali discuteremo anche oggi, sì. Ma insomma il tema, il piatto forte è che cosa succederà sul piano per la ripresa, il Recovery Fund, che però sembra già destinato a un rinvio, ma parleremo di questo, ma anche, e sarà, diciamo, ed è l'apertura, c'è il microfono aperto di Fassina che non lo sa, ma io lo avverto, parleremo naturalmente, almeno un prologo, lo dedichiamo alla questione delle riaperture. Ieri è arrivato il documento, le cinque pagine della commissione task force del manager ex Vodafone Vittorio Colao e dei suoi esperti sul tavolo di Conte, e le notizie sono quelle che aprono in modo diverso, perché ogni giornale dà importanza a una cosa diversa, chi al tema della ristorazione, chi invece alla questione proprio della mobilità e così via. Agli uffici, però naturalmente ancora non c'è nulla di certo. Però vorrei partire da qui con Benedetto Della Vedova, perché vorrei chiedere subito a Benedetto Della Vedova che cosa ne pensa, anche perché Più Europa aveva sollevato, diciamo, dei dubbi sul fatto che fosse pronto il governo per le riaperture, soprattutto sul piano sanitario. Ma esatto, il punto che noi sollevavamo era che non servisse tanto una data, quanto servissero dei dati e dei progetti. Conte oggi dice perché altrimenti non ce la si fa più, che è una considerazione, ma la considerazione più importante è: in questi due mesi il governo ha preparato con adeguata lungimiranza la riapertura, soprattutto dal punto di vista della sanità sul territorio, dei controlli, del tracciamento, oppure si improvvisa solo perché bisogna aprire? Ecco, io credo che vedremo in questi giorni, avremo modo, immagino, di valutare il piano che è stato fatto. Abbiamo visto un sacco di task force, di esperti, tutti dicevano cose di buon senso ma anche diverse tra loro. Vediamo, io faccio solo un esempio, quello dell'app. Ci si è concentrati sulla app, ma perché possa funzionare e dare qualche esito positivo in termini di sicurezza per chi lavora, per chi esce, e di controllo dell'epidemia, non basta l'app sul telefonino, serve tutto quello che c'è prima e c'è dopo, perché altrimenti rischiamo di illuderci che l'app ci possa mettere in condizioni di sicurezza, quando non è così. Ad oggi tutto quello che viene prima e dopo l'app non si è capito se c'è in modo adeguato oppure no. Però il governo sembra bene comunque riaprire. Riaprire. Se,
Ma il governo sembra avere dei dilemmi anche molto più immediati delle decisioni, per esempio la questione degli anziani. I giornali raccontano di una collisione, diciamo, di opinioni tra lo stesso Colao e Conte, perché Colao vorrebbe che gli over 65 restassero a casa, avessero delle limitazioni, e Conte dice però ci sono problemi costituzionali. Su un punto come questo, per esempio, lei che idea si è fatto della vedova? Ma io non credo che abbia molto senso discriminare sull'età, così come secondo me abbiamo esagerato in questa fase di lockdown sui runner, sugli elicotteri, sui droni. Insomma, bisogna trovare un modo di gestire con equilibrio, e credo che pensare a una soglia rigida per l'età, per chi può uscire e chi no, non ha senso, è un segno di debolezza. Bisogna essere in grado, soprattutto se riguarda lavoratori attivi, bisogna essere in grado di dare sicurezza, di dimostrare di essere capaci di gestire e controllare e conoscere, cosa che ancora non c'è, la diffusione dell'epidemia, e essere certi che qualora una persona dovesse infettarsi venga trattata da subito e non aspettare il momento in cui si finisce in ospedale, anzi trattare prevalentemente fuori dagli ospedali. Questo io ho capito. Stefano Fassina. Si tratta di bilanciare, mettere in equilibrio interessi diversi, perché è evidente che è fondamentale riaprire e ripartire. Bisogna bilanciare questo interesse con l'interesse ovviamente alla sicurezza della salute. Quindi il governo è assolutamente consapevole dell'urgenza di riaprire, ma è altrettanto consapevole della necessità di definirlo e farlo in condizioni di sicurezza. Gli esperti ovviamente non hanno la sfera di cristallo, definiscono, forniscono alla politica dei scenari, poi la politica deve appunto assumersi la responsabilità di bilanciare questi interessi. A me pare che si stia andando verso una soluzione equilibrata che appunto deve tener conto anche di tutto quello che c'è intorno alle attività produttive. A me preoccupa ad esempio la parte che riguarda la mobilità, i trasporti, soprattutto nelle grandi città, perché è chiaro che i treni dei pendolari non possono avere l'affollamento che hanno di solito. È evidente che le metropolitane non possono avere l'affollamento che hanno di solito, è evidente che gli autobus non possono avere l'affollamento che hanno di solito, quindi si tratta di definire anche misure di contorno. Il 30 aprile il Presidente del Consiglio positivamente verrà in Parlamento a illustrare quelle che sono le soluzioni, la roadmap definita dal governo. Sarà quella una sede per valutare e dare anche da parte sia della maggioranza che delle opposizioni indicazioni, ma a me pare che si stia andando nella direzione giusta, cioè una ripartenza che muove innanzitutto da attività economiche fondamentali e gradualmente si estende ad altre attività. Ad altri settori. Ce n'è uno sicuramente, si sembra veramente molto preoccupante, molto preoccupato dalle ricadute e quindi preoccupante, e cioè quello della ristorazione. Sono quasi 90 miliardi di fatturato e certo lì sarà dura. E come pure sulla mobilità, le incognite sono tante, perché lei diceva che il trasporto pubblico possono essere più affollati i mezzi pubblici, ma questo significa più macchine, nuove politiche nei centri storici, insomma è complicato, no? Ma per esempio su questo punto della mobilità mi permetto di suggerire che bisognerebbe coinvolgere i tassisti, i taxi, magari con dei bonus che possono andare ad esempio alle categorie più esposte. Prima con l'onorevole Della Vedova avete affrontato il punto sugli anziani. Ad esempio, per la mobilità degli anziani, anch'io ritengo che non vada discriminata in base all'età,
Ma per le categorie più esposte abbiamo visto che il virus incide in modo differenziato su diverse classi di età. Per le categorie più esposte si potrebbero introdurre dei bonus che consentono l'utilizzo del taxi e evitano diciamo, mezzi di trasporto che sono più a rischio. Ecco, c'è una, come dire, c'è un contesto, c'è un contorno di interventi che vanno affrontati affinché quelle riaperture siano sicure non solo nei luoghi in cui si svolge la produzione, ma anche in tutte le condizioni di contesto che sono necessarie affinché quella produzione si svolga. Chiaro, la sua posizione. Angela Mauro, il governo su questo tema delle riaperture... A me sembra che stia avvenendo tutto prima del piano del governo. Lo dice l'Istat, lo dicono le stesse aziende, lo dicono i sindacati, ci sono moltissime aziende che hanno chiuso perché non erano essenziali alla produzione di beni che servivano alla pandemia e improvvisamente, già un po' da dopo Pasqua, ma già in questi giorni e la prossima settimana ancora di più, sono diventate essenziali perché hanno dato questa responsabilità ai prefetti di decidere quali aziende lo sono e quali no. So di aziende che hanno trovato inghippi vari per riuscire a riaprire. E penso che quelle che non stanno riaprendo è perché adesso effettivamente non hanno un mercato e chissà se riapriranno, incrociamo le dita. Però il punto è che il governo con un piano di test sanità, epidemiologico, di personale che magari nei posti di lavoro poi controlla, rischia di arrivare tardi, cioè quando i buoi sono già scappati dalle stalle, perché stanno riaprendo anche se... Prima erano chiuse e questa è la cosa che vedo. Ieri ho intervistato su questo De Palma della FIOM e loro fanno il punto di ragionamento dal punto di vista sindacale e se devono riaprire è certo che devono riaprire, ma in tutta sicurezza e con un piano che sia gestibile, perché sennò finora ci siamo detti delle bugie, cioè ci siamo detti delle bugie che dovevano chiudere per i rischi sanitari. Di rischio sanitario evidentemente nei fatti non si parla più perché ci sono altre logiche che governano il processo delle anche riaperture. Anche se sul piano degli accordi territoriali poi ci sono esperienze. Sì, cioè, certo, c'è ma ce ne sono, ma anche nazionali. I sindacati hanno fatto l'accordo con FCA, no? Per le protezioni e tutto quanto. Ci sono delle eccezioni a questo ragionamento, ma io ho l'impressione che stia sfuggendo di mano perché... Non c'è da parte del governo un'assunzione di responsabilità a livello nazionale. Non si può dare questa cosa in mano ai prefetti, è troppo grande, è troppo più grande di loro e evidentemente anche loro hanno delle difficoltà a gestirla. Quindi abbiamo, per concludere, due situazioni in cui c'è la gente confinata in casa e quindi anche se esci a fare una passeggiata o a vedere un amico a distanza non ti è concesso, ti possono controllare e anche multare. Però poi per lavoro puoi assumerti tutti i rischi del mondo senza un adeguato piano che controlli la tua salute e quella dei tuoi cari, dei tuoi familiari e degli altri. Quindi i dilemmi da sciogliere, i dilemmi del governo da qui al 30 aprile, comunque altro tempo, si arriva proprio a ridosso della riapertura. Massimo Gaggi, vediamo negli Stati Uniti, anche nelle ultime dichiarazioni di Trump, delle prese di posizione per esempio del governatore della Georgia, una che si ripropone un tipo di dialettica simile, le differenze ci sono sempre, però delle analogie forse le possiamo trovare con la situazione di scontro governo centrale, regioni. Come sta funzionando lì questo lockdown differenziato per ragioni ovvie, però anche politiche forse? Anche all'interno il governatore della Georgia, se non sbaglio, è repubblicano anche lui. Sì, sicuramente. No, ci sono molte analogie per quanto riguarda il problema di fondo, ovviamente, il problema sanitario, la difficoltà di riprendere l'attività produttiva. Da un punto di vista istituzionale ovviamente ci sono molte differenze. Intanto a monte c'è la cultura libertaria dell'America che non sopporta vincoli, che è molto più attenta ai diritti costituzionali dei cittadini e quindi tutte le manifestazioni che avete visto in questi giorni poi strumentalizzate a livello politico. Poi c'è il problema appunto del decentramento, delle responsabilità statali che prevalgono su quelle del Presidente. Trump ogni tanto se ne esce con frasi come quelle che avete sentito una decina di giorni fa, della responsabilità totale del Presidente, autorità totale, in realtà non c'è e non conviene neanche a lui averla, e negli ultimi giorni se ne è reso conto e quindi ha ridato l'autonomia
agli stati, anche nel caso della Georgia, prima ha incoraggiato quelli che alimentavano le proteste e poi all'ultimo momento oggi ha tolto l'appoggio al governatore della Georgia dicendo che è troppo presto. Perché? Perché si rende conto che se poi c'è, cioè ha fretta di riaprire per i motivi economici che sono evidenti anche in Italia, e il ritardo in un paese come gli Stati Uniti, che ha una rete sociale di protezione sociale molto debole, crea difficoltà aggiuntive. E però si rende anche conto che se ci sarà poi una seconda ondata e un blocco successivo della produzione, i risultati rischiano di essere ancora più disastrosi per lui politicamente in un anno elettorale e anche per il sistema economico. Infatti non a caso anche molti capi di grandi corporation premono per muoversi con molta calma, perché temono appunto una seconda ondata. Ma il clima, diciamo, il bilanciamento di questo problema, che è lo stesso dappertutto, cioè quanto conta l'economia, cioè il bilanciamento fra esigenze della salute, dell'aspetto sanitario e quelle del sistema economico, come sta funzionando anche in termini di consenso? Cioè vince chi è più attento, è premiato chi è più attento a un piano, o c'è un altro che preme maggiormente a livello di opinione pubblica per quello che si può valutare? Sta diventando un confronto molto ideologico in realtà, perché soprattutto da parte della destra c'è la parte più radicale, quella che poi ha il megafono della rete televisiva Fox, tende a sostenere e questa grande attenzione ai problemi sanitari in realtà nasconda una volontà da parte della sinistra radicale di surrettiziamente imporre, qualcuno dicono addirittura una svolta socialista, ma comunque una maggiore centralità dello Stato, una maggiore attenzione allo statalismo, che in America continua a essere un tema molto, molto difficile da portare avanti. Questa stessa polemica c'era stata mesi fa sul piano per l'ambiente, il piano verde della Ocasio-Cortez, che era considerato un programma volto sostanzialmente a surrettiziamente proporre una forma di dirigismo, di crescente dirigismo anche nell'economia americana. Oggi si ripropone lo stesso tema sul discorso della sanità, cioè un'eccessiva attenzione alla tutela della sanità per poi creare un meccanismo di maggior controllo dell'economia. Quindi c'è, in questo momento c'è questo tipo di divisione ideologica. Oltretutto, a differenza dell'Europa, anche se in Europa c'è qualche elezione locale, ma l'America è in un anno pienamente elettorale, quindi lo scontro è molto più sentito. Certo. Allora, naturalmente i dilemmi, le decisioni da prendere sulla fase 2 e sulla riapertura, su questo pesa proprio in questi giorni, anche perché il Consiglio dei Ministri doveva varare già ieri, per la verità, invece ha slittato lo scostamento di bilancio e il DEF, quindi si parla anche delle previsioni e di si quantifica l'impatto purtroppo drammatico della crisi a coronavirus. Questo pesa sulle decisioni da prendere nella fase 2, ne è proprio una parte. Oggi si cominciano a mettere insieme questi dati e sono piuttosto allarmanti, e vado da Stefano Fassina, perché le previsioni sembra di capire che vanno da quelle che erano uscite come forse indiscrezioni rispetto al contenuto del DEF di un -0,8%, cioè l'ufficio parlamentare di bilancio che prevede per il primo semestre -15%, poi dovrebbe essere meno, Gualtieri dice che ci sarà un rimbalzo, invece un effetto positivo nella seconda parte dell'anno, ma comunque non tale da portare a cifre meno preoccupanti. Repubblica titola oggi 10 milioni di persone a rischio povertà. Fassina, le chiedo come la fase 2 può affrontare queste cifre, questi numeri? I numeri sono ovviamente molto molto preoccupanti. Ora, al di là della cifra decimale, è chiaro che siamo di fronte a un crollo del PIL come mai dal dopoguerra. Il punto è che come reagiamo a questo scenario? Questo è uno scenario che può essere influenzato in modo molto significativo dalle scelte che facciamo innanzitutto in termini di finanza pubblica.
Ritengo che il governo avrebbe dovuto portare lo scostamento di bilancio all'inizio del mese di aprile e intervenire con sostegno al reddito, con sostegno diciamo alla liquidità per le imprese nella prima metà di aprile. Invece si è scelto di rinviare in relazione al punto che lei citava all'inizio della trasmissione, cioè a quello che avviene a livello di Unione Europea, alle scelte che si faranno a livello di Unione Europea. Quindi ora, piuttosto che disputare su quanto sarà la caduta del PIL, dovremmo capire come intervenire in fretta e in modo adeguato per sostenere i redditi. Non c'è dubbio che ci sono milioni di famiglie che sono fuori sia dalle casse integrazioni sia dei bonus previsti per le partite IVA, e questo ovviamente non è accettabile, perché appunto ci sono milioni di famiglie che non sanno come fare la spesa. I buoni alimentari, i 400 milioni per i buoni alimentari che sono stati diciamo finanziati per i comuni, ovviamente non bastano. C'è bisogno quindi di un intervento molto più consistente, quello previsto per il DEF, nel DEF con il relativo scostamento è certamente un passo importante, ma non credo sia ancora sufficiente, e va poi Di quanto dovrebbe essere lo scostamento che arriverà, secondo, ancora non è scritto ovviamente, non è stato fatto il Consiglio dei Ministri, ma di quanto si parla? Si sta lavorando intorno alla cifra di 50-55 miliardi di maggior deficit. Poi ci sono una serie di interventi che non pesano sul deficit, che ad esempio vanno a finanziare le garanzie, vanno a finanziare cassa depositi e prestiti, vanno a finanziare interventi nel capitale delle imprese che non pesano sul deficit ma sono interventi importanti. Credo che appunto vada rapidamente approvato questi interventi, e poi c'è un punto fondamentale che ci porta alla dimensione dell'Unione Europea. Tutto questo è fondamentale, ma rischia di essere largamente depotenziato se non c'è un intervento più consistente della Banca Centrale Europea, che sostanzialmente annulla i nostri spread. Noi non possiamo andare avanti con spread sopra 200 punti base, perché pesano sul nostro debito, certo. Pesano sulle banche, pesano sulle imprese. Allora, la fermo qui, perché naturalmente adesso andiamo avanti e ci confrontiamo esattamente su questi punti, anche sulla BCE, che però ha già programmato degli interventi, già sta acquistando e ha anche fatto delle dichiarazioni importanti in questo senso. In più, lo diciamo perché invece è notizia di ieri, la BCE è anche pronta ad acquistare i titoli spazzatura, a garantire sui titoli spazzatura italiani, proprio per contenere lo spread e soprattutto per contenere eventuali downgrade, quindi giudizi negativi delle agenzie di rating che si stanno per pronunciare. Allora chiedo però a Della Vedova un primo intervento sintetico sulle cose che diceva Fassina rispetto a questo spettro, a questi numeri veramente spaventosi di cui stiamo parlando oggi, della crisi economica potenziale. I numeri sono naturalmente drammatici ovunque, lo sono negli Stati Uniti con un aumento della disoccupazione pazzesco, lo sono in Europa. Per quanto riguarda l'Europa, l'Italia è il paese che è arrivato peggio a questa epidemia. Noi siamo arrivati con ritardi decennali, ma sicuramente questi due anni di governo hanno fatto peggio di prima, mentre dovevano fare meglio. Siamo arrivati col massimo di debito pubblico e la crescita azzerata, e questo pesa anche sullo spread. Credo che ci siano misure evidenti da prendere immediatamente, magari con un'efficienza maggiore di quella che è stata dimostrata, per esempio, nei primi giorni dall'INPS, per scaricare a terra, come si dice, per far arrivare i soldi dove si è deciso che arrivino, almeno quello. C'è un dato di fondo:
Noi oggi siamo in piedi solo come Italia, solo grazie al fatto che siamo nell'Unione Europea e solo grazie a quello di straordinario mai fatto che la BCE sta facendo. Però Fassina dice che non è abbastanza quello che sta facendo Fassina, la BCE. Ma guarda, possiamo, scusa, dipende dall'unità di misura che si usa. Oggi la BCE sta facendo delle cose straordinarie. Ma sta facendo quello... è un ente che ha 20 anni. La Federal Reserve in questo assetto attuale ne ha come minimo un secolo in questo assetto attuale. La BCE sta facendo cose straordinarie che se io avessi detto solo 3 anni fa o 5 anni fa, quindi già dopo Draghi, quello che la BCE si appresta a fare in questi giorni, sta facendo, alla fine dell'anno avrà comprato 220, sicuramente saranno di più. Ad oggi la BCE prevede di comprare 220 miliardi di titoli del debito pubblico italiano. E allora... ci sta salvando il sedere, non solo. Come lei diceva, signora Sardoni, ieri la BCE ha anche annunciato un passo ulteriore, cioè di derogare alle regole che la porterebbero ad acquistare solo titoli. Sentiamo che dice Fassina, telegrafico perché devo andare in pubblicità. In pubblicità poi ne riparliamo. Telegrafico. Quello che fa la BCE va commisurato a quello che fanno le altre banche centrali di tutti i paesi liberal democratici, non dei paesi comunisti. La Federal Reserve ha messo in campo 4 trilioni di dollari. La Banca Centrale del Regno Unito finanzia direttamente il tesoro. Ma di che cosa parliamo? Se non ci fosse stata la Banca Centrale Europea... Un momento, Fassina, è chiaro. Fassina, è chiaro. Sentiamo veloce... Dico solo una cosa. Per esempio, il whatever it takes di Draghi, cioè l'arma finale, l'acquisto sostanzialmente diretto di titoli illimitato di un paese solo, l'OMT, che potrà essere attivato grazie al fatto che, smettendo con la retorica e l'ipocrisia, l'Italia accederà ai fondi del MES, è quello, esattamente quello che Fassina chiede, cioè l'acquisto illimitato. Sì, però un momento. Anche quello, allora, smettiamo di fare polemica e rimbocchiamo le maniche in casa, non scarichiamo sull'Europa il programma della troica, quello ci sì, sarà allora, se fa il un momento, della troica, un momento, un momento, allora dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, dico soltanto però questo è lo strumento dell'OMT, è una cosa più complessa, quello sì prevede un memorandum, ma è una possibilità. Allora, non prevede il memorandum. Sì, l'OMT prevede sì, dopo la pubblicità, dopo la pubblicità. No, dopo la pubblicità. Allora, siamo già al confronto tra posizioni molto diverse. Abbiamo sentito della Vedova e Fassina che dicevano per Fassina la BCE fa troppo poco, per della Vedova ha già, come dire, dilatato moltissimo il suo perimetro iniziale, già era successo dal 2011 in poi, ha continuato a farlo e lo sta facendo. Io vorrei aggiungere un ulteriore elemento e vado da Angela Mauro, perché oggi c'è un'intervista su Corriere della Sera al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che è molto interessante, perché Sassoli dice che gli aiuti da Bruxelles arriveranno, quindi il vertice di oggi comunque, anche se finirà con un rinvio su una parte, comunque gli strumenti che si stanno mettendo in campo in realtà ci sono. Allora lui dice: non vorrei che si costruisse la leggenda di un'Europa matrigna ingrata per fare da schermo a insufficienze di gestione che sono nostre. L'importante adesso è lavorare a progetti. Per esempio, rifondare il sistema sanitario usando la linea del MES, dice Sassoli, ma dice anche: attenzione, l'Italia si deve preparare pianificando la spesa, i paesi si devono attrezzare per essere capaci di spendere. È un problema che devono porsi tutti, tanto più quelle in crisi, anche con aggiustamenti, rivedendo, correggendo, razionalizzando le procedure. Però non è un problema, il problema europeo è fino a un certo punto, perché gli aiuti ci sono. Saper spendere è un altro discorso. Angela Mauro, che significa questa intervista oggi? Beh, secondo me questo è uno dei temi di cui si parlerà, diciamo, prossimamente.
perché a quanto pare in giro per l'Europa, cioè nelle varie cancellerie europee, si chiedono quale sia il piano del governo per spendere anche solo i 37 miliardi che magari arriveranno dal MES per rimettere in sesto la sanità. Come li spendi? C'è un piano, c'è una riforma alla sanità nelle mani delle regioni? Come fai? Oltre a vari pensieri che mi risulta abbiano su un ruolo della criminalità. Non è a caso che un giornale tedesco ha scritto della mafia, della criminalità attaccandoci, sgradevole, sgradevolissimo, però è un interrogativo che negli altri paesi europei chiaramente si pongono. E secondo me, nel momento in cui si pongono questo interrogativo, che significa? Che chiaramente si porrà il problema di chi controlla la spesa degli stati. Perché è ovvio che dal punto di vista dei paesi del nord che hanno pareggio di bilancio, un debito bassissimo e che da tempo aspettano da noi delle riforme per ridurre questo debito mostro che ci abbiamo da tanto tempo, è ovvio che loro si pongono il problema, vabbè, noi diamo questi soldi, però in qualche modo dobbiamo andare a vedere come li spendono. Mi sembra legittimo. E secondo me, o meglio, dalle informazioni che penso di aver raccolto, che ho raccolto, questo controllo non è stato ancora deciso, però può essere svolto dai funzionari del Meccanismo Europeo di Stabilità. Sono funzionari, naturalmente dobbiamo dirlo sempre, il Meccanismo Europeo di Stabilità che è, perché nelle loro corde, che è guidato, però è un organismo intergovernativo, quindi ci sono tutti, certo, i governi, ci sono anche gli italiani. Non è che ti puoi aspettare che lo facciano i ministri delle finanze dell'Eurogruppo. Chiedo a Gaggi anche che cosa pensa dell'intervista prima di arrivare da Fassina, che lo vedo entusiasta dell'idea che si dica che il controllo viene dal MES, però cerchiamo di capire meglio. Gaggi, chiedo a te intanto. Ma qui negli Stati Uniti sicuramente è vero quello che diceva prima Fassina per quanto riguarda la BCE, dell'intervento gigantesco che è stato fatto. È stata una cosa che ha sorpreso molto, perché Jay Powell, che è arrivato alla Fed, è portato da Trump e poi anche sconfessato in una delle mosse tipiche contraddittorie del presidente, sembrava messo un po' ai margini, invece è riuscito a fare un intervento non solo sui tassi, che era quello che gli chiedeva il presidente, ma anche un intervento molto radicale, molto più coraggioso di quello che era stato fatto a suo tempo da Bernanke, diciamo, ai tempi della crisi del 2008. Quindi c'è questa enorme emissione di liquidità. Con quali prospettive e andando in quale direzione? Nessuno lo sa esattamente, perché la massa monetaria negli ultimi 10 anni è praticamente raddoppiata rispetto alla crisi del 2008-2009. In passato la regola era che il limite era l'inflazione non riemerge e quindi si naviga a vista, ma con molti timori. Ovviamente l'America in questo caso ha il vantaggio di avere un sistema unico e una valuta che è la valuta di riserva del mondo, con la quale può giocare ampiamente, ne può stampare a sua discrezione. In America c'è una cosa un po' diversa rispetto al meccanismo europeo del confronto fra gli stati, tra le nazioni. In America c'è più un problema in questo momento di rapporto con gli stati democratici e quelli repubblicani. Proprio oggi è emerso un problema che riguarda il finanziamento dei singoli stati, che stanno spendendo molto, ovviamente soprattutto quelli democratici che hanno le grandi città, per la crisi del coronavirus. E quindi Andrew Cuomo, il governatore di New York, è andato alla Casa Bianca a chiedere, oltre a cose a sfondo sanitario, anche garanzie per quanto riguarda i problemi finanziari, perché ovviamente in questo momento gli stati non incassano quasi nulla, perché le attività economiche sono ferme, stanno spendendo moltissimo e non hanno potere di stampare dollari, evidentemente. Trump in questo caso gli ha dato delle garanzie, ma invece il capo della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, invece ha addirittura ipotizzato una bancarotta degli stati che stanno spendendo troppo. Quindi in questo caso la questione si presenta in modo molto diverso. Allora, intanto do la notizia dello spread, per l'appunto, che apre in calo, ma in calo è a 241 punti, quindi è comunque alto rispetto a quello che lo dicevamo prima. Vado da Fassina per sapere queste parole di Sassoli.
introducono effettivamente il tema che c'è una questione di controllo dell'Italia e degli altri paesi, naturalmente. D'altra parte, pensare che questo non ci sia è strano, perché si tratta di prestiti, di una situazione pregressa, quindi non di pregiudizi necessariamente, ma di una situazione pregressa del nostro paese. Esatto. E di una epidemia, di un fenomeno che è in un certo senso un fenomeno simmetrico, ma poi nella realtà non è così simmetrico. Questo invece lo nota Angelo Panebianco, perché anche all'interno dell'Europa colpisce in modo diverso, lui fa addirittura un paragone con l'Italia, così come in Italia colpisce in modo diverso le diverse regioni. Allora, tanto Sassoli. Ma con grande franchezza, il problema che pone Sassoli esiste, ma oggi è un diversivo, si evita di affrontare il problema centrale. E mi lasci dire che purtroppo gli italiani al vertice delle istituzioni europee sono più parte del problema che parte della soluzione. Oggi il nostro problema è il debito pubblico che stiamo accumulando. Che arriva, e sono previsioni non pessimistiche. Scusi, però questa non gliela lascio passare così, perché ha detto una frase molto forte. Siccome gli italiani al vertice delle istituzioni europee, insomma, sembrava un elemento, come dire, importante, no? C'è Paolo Gentiloni, commissario agli affari economici, esatto. C'è Sassoli, c'è anche Irene Tinagli, che è capo della Commissione Finanze, che poi era il ruolo che aveva prima Gualtieri. Ci sono anche italiani in posizioni di grande rilievo nella Banca Centrale Europea. Insomma, lei dice sono parte del problema, è una cosa forte. Perché? Sono parte del problema perché stanno raccontando una storia che non è fondata, perché tutto il discorso sul MES è un discorso che io diciamo considero legittimo, ma espresso fino in fondo. Bisogna dire che il MES non è Babbo Natale che arriva, ti dai i soldi e poi tu fai quello che ti pare o li spendi sulla sanità. Il MES, come lei prima ricordava, serve, o come ricordava Della Vedova, serve ad arrivare all'intervento illimitato della Banca Centrale, ma a condizione, e questo è scritto nei regolamenti della Banca Centrale, a condizione che vi siano condizionalità e che queste condizionalità siano stringenti ed effettive. Oggi noi dovremmo discutere, e su questo vedo un difetto degli italiani ai vertici delle istituzioni europee, di come far intervenire in modo più rilevante la Banca Centrale Europea. Noi avremo un debito che salirà al 160% del PIL alla fine di quest'anno. Il nostro problema è lo stock di quel debito, non come finanziamo qualche decina di miliardi di investimenti con i recovery bond. Quello viene dopo, è complementare, se mi permette, marginale. Come facciamo a sopravvivere con una zavorra così pesante? Bisogna fare quello che stanno facendo le altre banche centrali in tutto il mondo, e cioè la banca centrale che sta intervenendo deve intervenire di più. Sì, ma sono banche centrali, per l'appunto, sono banche centrali di governi dove c'è una cessione di sovranità nella politica economica diversa da quella che c'è in Europa. E questo poi il punto. Chiedo scusa, faccio solo una precisazione. Era semplicemente un fatto oggettivo, cioè che lo strumento mai utilizzato dell'OMT, di cui il MES è una premessa in parte, ma è solo quello strumento che non è mai stato utilizzato, quello prevede una condizionalità e una cessione di sovranità molto forte con un memorandum, però quello, ripeto, non è adesso oltre che un messaggio ai mercati tutto da capire. Allora, Angela Mauro, prima di dare la parola a Della Vedova, velocissima, Angela Mauro voleva dire una cosa su quello che diceva Fassina sul MES, che è vero che sul MES è inutile discutere a vanvera. Io penso che ci siano dei punti di ambiguità nel comunicato dell'Eurogruppo, non lo dico solo io, lo dice anche Amendola, il ministro degli affari europei, che è del PD. Basta aspettare il 1 giugno, perché entro il 1 giugno si riunirà il board del MES e ci dirà queste condizioni presenti e future ci sono o non ci sono. Stabiliranno nero su bianco, lo diranno loro. Poi è ovvio che
Il punto ma è ovvio soprattutto che non è a fondo perduto, cioè è un prestito con delle condizioni di tutto vantaggio. È un prestito che va a gravare sul debito alto alto ci porterà in rotta di collisione col patto di stabilità e crescita che non è morto ma è solo sospeso. Quindi quando lo riattivano è ovvio che noi dovremo ritornare su quel terreno. Allora, questo, e poi lo chiariremo meglio anche perché verrà Lorenzo Binismaghi nella seconda banchiere e anche è stato membro del board della BCE nella seconda parte della trasmissione e andremo sulle tecnicalità. Però intanto della vedova su questo punto. Ma allora, e anche su Sassoli, anche su che cosa significano queste parole Sassoli dentro la. Sassoli secondo me nel fondo ha ragione e credo che abbia torto Fassina nel dire che abbiamo persone inadeguate ai vertici dell'Unione Europea, intendo italiani. Fassina fa un ragionamento lineare. Fassina è una delle personalità e peraltro neanche tra le peggiori, anzi tra le migliori, è una delle personalità in Italia che vogliono la sovranità monetaria, vogliono l'uscita dell'Italia dall'euro. Va bene, è coerente con quello. Salvini lo vuole fare in modo violento, strappando, Fassina lo vuole fare in modo consensuale, vogliono l'Italia fuori dall'euro. Io no. Io ritengo che l'Italia oggi, fuori dall'euro, sarebbe un paese alla deriva nel Mediterraneo. L'Italia deve essere protagonista in Europa. Basta con questa lagna e l'Europa e la Germania. La Banca Centrale Europea sta facendo cose mai nemmeno immaginate e continuerà a farle. E siccome noi siamo politici e non siamo burocrati, dobbiamo prendere atto che c'è una dinamica nelle cose. Non lo so se si arriverà all'OMT. Già oggi la Banca Centrale Europea compra titoli senza rispettare la proporzione per ogni singolo Stato. Una cosa mai fatta, manco da Draghi. Il MES sono solo 36 miliardi, va bene, infatti sono solo 36 miliardi, ma noi è un mese e mezzo che non riusciamo a mettere a bilancio in Italia 25 più 50 miliardi. È un prestito? Sì, è un prestito. Negoziamo le migliori condizioni. Negoziamo il fatto che le spese sanitarie indirette siano il più ampie possibile, siano le spese che servono per riattivare le imprese, per riattivare le scuole, per adeguare i servizi di trasporto, come si diceva prima. Basta lagne, operiamo. Dall'Europa sta arrivando quello che nessuno si aspettava potesse arrivare. E faccio una previsione all'onorevole Fassina, arriverà ancora di più. Perché non è che gli altri sono stupidi e noi siamo intelligenti, tutti capiscono che siamo sulla stessa barca, l'hanno capito i francesi, i tedeschi, certo magari 10 giorni dopo perché hanno visto l'epidemia scoppiare 10 giorni dopo, l'ha capito la signora Merkel, ci sarà, concentriamoci su questo, ci sarà o no questo fondo già previsto, ancorché solo con il titolo, il Recovery Fund. Io mi auguro che ci sia e mi auguro che l'Italia, che arriva al Consiglio di oggi senza una posizione, avendo distrutto la propria capacità negoziale, solo stando appresso a Salvini, Di Maio, che dicono no MES, come dicevano no euro, e nel caso dei 5 Stelle esattamente con la stessa accuratezza con cui dicevano no Vax, concentriamoli su quello. Vogliamo metterci a ruota della proposta spagnola, mettiamoci a ruota ecco un della momento della spagnola. Vedova, è chiaro, io vorrei far sentire, ripescandole dall'intervento, e sono le sue parole, l'intervento di Conte dell'altro ieri al Senato e alla Camera, la posizione italiana su tra recovery fund, cioè insomma come Conte va oggi in Europa, almeno per la parte ufficiale Parlamento, poi ci saranno gli Sherpa e le diplomazie al lavoro, ci auguriamo, ma sentiamo le parole di Conte proprio sul tema del recovery fund, quindi proposta spagnola, francese, e ha detto che ce n'era anche una italiana. Sentiamo un contributo. Se la regia lo può ripescare, c'è qualche problema. Sì, la proposta. Al momento abbiamo una iniziativa anche della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che per quanto da essa stessa mi è stato specificamente anticipato, potrebbe avere queste caratteristiche e muovere proprio in questa direzione. Sul tavolo vi è anche una proposta francese, se ne è parlato anche nei giornali, che legherebbe
il Recovery Fund a un veicolo costruito ad hoc, in grado di emettere strumenti di debito comune e di erogare fondi ai Paesi membri. Noi appoggiamo questa proposta francese, avendo chiesto di integrarla rispetto alla sua originaria formulazione, in modo da rispondere più puntualmente e ampiamente ai requisiti che vi ho indicato e che riteniamo imprescindibili. Da ultimo, forse avrete anche avuto notizia di questo, è stata presentata una proposta spagnola che pure, ma con qualche suggerimento di variazione, potremmo appoggiare per la conformità alle caratteristiche, alle finalità che ho più sopra indicate. Ai paesi che condividono con noi la medesima linea di intervento abbiamo anche riservatamente anticipato una nostra proposta, sempre in questa direzione, che riteniamo pienamente conforme ad esempio all'articolo 122 del trattato. Ma a noi, attenzione, interessa portare a casa un risultato. Non interessa in questo momento rivendicare una primazia. In questo momento riteniamo opportuno condividere quanto più possibile le proposte sul tavolo, senza rischiare di dividerci, con la conseguenza di rallentare, non ce lo possiamo permettere, il processo decisionale europeo. Allora, non è che si è capita benissimo questa cosa. Intanto questa proposta italiana... No, non lo so, perché l'abbiamo capito con chi stiamo. Intanto la proposta italiana non c'è e pare nessuno che arriverà... No, non so se Fassina l'ha letta, la proposta italiana. No, non l'ho letta, la proposta italiana. Ma anche lei l'ha preso in Parlamento che c'era. Sì, anche se diciamo è stato piuttosto sfumato su questo punto. A me non risulta che vi sia una proposta italiana. Specifica italiana. No, ma Angela, la proposta italiana si dice che arriverà dopo che la Commissione europea il 29 aprile prossimo avrà fatto la sua proposta di un recovery fund dentro al bilancio pluriennale europeo. Quindi è la proposta comunque sul recovery fund? Sì, è la proposta della Commissione. La Commissione creerà questo fondo emettendo dei bond con cui raccoglierà sul mercato 1.000-1.600 miliardi, ancora la cifra, non si parla di questa cifra ma è ufficiosa, e dopodiché però... bisognerà stabilire come questi soldi verranno dati ai paesi, se tramite prestiti o contributi a fondo perduto. Ovviamente quelli del sud, noi e la Spagna e la Francia, vogliamo i contributi a fondo perduto. Il nord spinge per i prestiti che graveranno sul nostro debito. E questa è una discussione che oggi al Consiglio verrà avviata, ma come potete immaginare sarà una discussione lunga. E l'altra discussione lunga sarà quella sul bilancio pluriennale europeo, perché se il piano di ripresa andrà dentro il bilancio pluriennale europeo, sappiamo benissimo che a febbraio, proprio mentre in Italia spuntavano i primi casi a Codogno e a Voeuganeo, eccetera, i leader dei 27 Stati europei erano riuniti a Bruxelles per 2 giorni e non hanno trovato, per trovare un accordo sul bilancio pluriennale europeo, e non l'hanno trovato. Quindi anche lì la strada è molto lunga. Io penso che il fatto che si sia deciso di passare dalla proposta francese che poi a un certo punto era appoggiata anche da quella italiana, ma adesso io ho appreso che noi appoggiamo quella della Commissione. Va bene, ok. Dopodiché il fatto di legare questo piano di ripresa al bilancio pluriennale europeo è una cosa che effettivamente, e i funzionari europei lo dicono, le fonti diplomatiche lo dicono, che temono un effetto ritardo su tutta la trattativa, cioè potrebbero volerci degli anni. Se chiedi, quindi faccio questa domanda a Bruxelles, Benedetta, non sanno se un accordo sul bilancio europeo verrà raggiunto entro il 2021. E questo significa che il recovery, che questo fondo per la ripresa non sarebbe disponibile. Se certo, non sarebbe disponibile legati... se non c'è l'accordo preliminare. Esatto. Ti chiedo scusa perché dobbiamo andare in pubblicità e devo salutare Della Vedova, ma Della Vedova volevo chiedere un buon risultato per Conte, spostandoci anche al piano politico oltre a quello del nostro interesse nazionale. Quindi sarebbe quello di portare a casa, diciamo, una accelerazione, che il recovery fund sia fatto subito, lasciando rapidamente, questo il risultato che può portare a casa?
No, Conte secondo me lui personalmente non porterà a casa alcun risultato perché, come ha spiegato anche Mauro, non c'è una proposta italiana e io trovo questo un po' grottesco. Abbiamo fatto una discussione infinita, inutile, autolesionista sul MES e arriviamo senza una proposta. Io mi auguro che ci sia un eccellente risultato per l'Europa e per l'Italia. Io sono federalista europeo. E qual è? Sì, Europa, quale sarebbe però? Fiscale. Quale sarebbe nel concreto, diciamo nel realistico, a parte il rinvio che si vede? Si mettono in salvo i tre punti che già ci sono. L'utilizzo del MES senza condizioni sulle spese sanitarie. La banca europea questo degli già investimenti c'è, però, per questo già... E per me il recovery fund, che deve essere adeguato 1.000-1.500 miliardi, va benissimo in pancia alle istituzioni europee con la supervisione della Commissione e quindi del Parlamento europeo. Se si riesce a dire metà prestiti, metà contributi a fondo perduto, va benissimo, acceleriamo i tempi, ci vuole un negoziato. In Italia non si mettono d'accordo tra Ministero degli Esteri e Ministero del Tesoro se usare la SACE per le garanzie ai prestiti, stiamo a fare le pucce. È ovvio, certo. Ma questo si sapeva fin dall'inizio, che il recovery fund chiederà almeno alcuni mesi. Riduciamo il tempo. Quello potrebbe essere un vantaggio. Grazie Benedetto Della Vedova. Restano Prego. Con noi gli altri ospiti, se ne aggiungono degli altri dopo la pubblicità. Restate con noi. Allora, di nuovo in onda do il buongiorno e il benvenuto anche ad Andrea Marcucci, che è il presidente dei senatori del Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi e grazie. E do il buongiorno e il benvenuto a Lorenzo Binismaghi, anche lui in collegamento Skype, economista, lo abbiamo annunciato prima. Economista, presidente di Société Générale, banca francese, è stato, come sapete, nel board della BCE. Ma soprattutto, soprattutto in questi giorni nel dibattito, ha portato un'opinione, un timore, ha espresso molto forte, che vorrei così approfondire con lui, perché in un pezzo scritto per Il Foglio martedì ha detto: si scrive MES ma si legge euro, eliminare il MES vuol dire rendere più probabile l'uscita di un paese dall'euro. Poi c'è stata un'intervista di Stefano Fassina in cui tutto sommato, sulla verità, in cui tutto sommato si andava in una direzione che non era a smentita di questa tesi. Però, professor Binismaghi, perché scrivere MES e euro, come dire, stanno insieme? Diciamo perché il MES alla sua origine, che è il Fondo Salva Stati, è stato creato, è stato... ideato, creato con molta complessità, però è stato creato proprio in seguito alla crisi europea di 10 anni fa. C'è un articolo stamattina sul Financial Times proprio del ministro dell'economia e del primo ministro greco in quel periodo, che ricordano appunto 10 anni fa come fu così complicato per l'Europa muoversi ed aiutare i paesi più in difficoltà, con errori, ritardi e via dicendo. È chiaro che l'esperienza che si è guadagnata in questi anni con il Fondo Salva Stati, che è stato utilizzato poi non solo in Grecia ma anche in casi di successo dopo, come la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, Cipro, hanno aiutando poi questi paesi a ritornare su una situazione economica addirittura migliore di quella che ha avuto in Italia. Questo strumento, che è stato adeguato nel tempo, è stato migliorato, rappresenta un elemento centrale per la stabilità dell'euro. Senza il MES è chiaro che l'euro non funziona bene come dovrebbe, anzi è a rischio perché non consente agli altri stati membri di aiutare uno stato in difficoltà. E dunque non ha nessun senso la posizione di chi sostiene che bisogna eliminare l'euro, il MES, scusate, bisogna migliorarlo. E uno dei modi per migliorarlo è di farlo funzionare non solo quando un paese è in crisi, non solo quando un paese è l'acqua alla gola, ma prima,
cioè fornire dei fondi o la possibilità di accedere ai fondi con una bassa condizionalità prima che un paese vada in crisi. E diciamo, l'ultimo esempio è questo Covid Facility, cioè la possibilità di accedere a dei fondi per utilizzarli per far fronte alla crisi sanitaria come la Covid Facility, che si propone e si discute oggi, che un paese può tirare per utilizzare i fondi in questa situazione di crisi sanitaria. Ecco, si sta cambiando il MES per renderlo più facile da usare ancora prima della crisi, ancora prima che un paese perda l'accesso sui mercati finanziari. Ecco, questa è la direzione che prende l'Europa. Se si lotta contro questo, se si vuole minare alla radice il MES, vuol dire sostanzialmente che si vuole privare i paesi di un aiuto. Vuol dire che si vuole lasciare i paesi a loro stessi. Vuol dire che un paese che è in difficoltà alla fine rischia di rimanere da solo e di dover uscire dall'area dell'euro. Dunque, credo che alla fine il Presidente del Consiglio Conte, di fronte ad altri paesi in Europa, come la Spagna, come il Portogallo, forse anche la Grecia, quello che si capisce, alla fine gli hanno detto, ma scusa, perché in Italia c'è questa opposizione di fronte di qualcosa che ci può aiutare? Però c'è il MES esiste, cerchiamo di rafforzarlo, di renderlo più agevole per tutti, di accesso più facile per tutti, poi ognuno sceglierà se utilizzarlo o meno. Però c'è il punto, allora si diceva una bassa condizionalità, la condizione è quella di utilizzarlo in modo diretto o indiretto per quello che è legato alla sanità, Covid, a questa emergenza, ma è l'argomento di sempre, lo abbiamo ripetuto, ribadito anche Stefano Fassina nella prima parte della trasmissione, il tema è, anche Angela Mauro, però il tema è quando poi, questo è un prestito, quando poi però il debito complessivamente italiano sale, perché sarà così, le previsioni sono addirittura di questi giorni che arrivi a 155% il debito pubblico, quindi una cifra spaventosa, a quel punto diventa automatico per questi meccanismi comunque avere delle condizionalità, magari non il memorandum dell'OMT, che è un'altra cosa ancora, ma comunque delle condizioni stringenti. Ma questa è un'analisi sbagliata, mi piace, di chi non ha guardato le carte, perché innanzitutto è chiaro che questo è debito, e qui non esiste, Babbo Natale non esiste, non è che ci regalano i soldi. La scelta è se indebitarsi con il MES o indebitarsi sul mercato. Indebitarsi con il MES, se si decide di farlo, è obbligatorio. Ogni paese è lì. Se si decide di fare con il MES, la condizione è che utilizzi questi fondi per spesa sanitaria e si paga con un risparmio di 500 milioni all'anno. Ma questo è chiaro, ma il dopo, è il dopo, non è tanto, si prende il dopo non c'entra niente, nulla, perché quando uno ha tirato 40 miliardi dal MES, li ha utilizzati, se dopo succede un disastro, succede anche se non è tira sul MES, non è che ci chiedono di ritirarli indietro subito. Sono fondi che sono a debito, si vedrà nel caso del disastro, vedere che cosa succederà, come si rientrerà. Però ecco, non sarebbero richiesti indietro in tempi rapidi o tali ma da no, ma questo è ridicolo, questa è questa tesi, è ridicola e soprattutto non è scritta da nessuna parte. Per cui chi sostiene questo, secondo me, non ha letto le carte oppure si inventa degli scenari. Ma nemmeno i tempi lunghi è scritto. Ecco, però, triste di vedere questa situazione. Io sono d'accordo con lei, non è scritto da nessuna parte, ma nemmeno il contrario è scritto da nessuna parte. Cioè noi abbiamo ancora adesso un comunicato dell'Eurogruppo che lascia capire che comunque dopo, a emergenza finita, tornano le regole del patto e quindi devi fare un piano di rientro. Ma assolutamente no, scusi, non è così. Non è così. Lo dice anche Renzi in un'intervista al Corriere della Sera qualche giorno fa. Allora, come dicono alcuni membri del governo, che comunque sono di maggioranza, non dei 5 Stelle che sono contrari, aspettiamo il primo giugno, entro il primo giugno si riunisce il board, scrive queste condizioni e le vediamo. Cioè non capisco perché noi dobbiamo dare, al di là di come ognuno la pensi, siccome lo dicono anche persone favorevoli all'intervento del MES, che ci sono delle ambiguità nelle conclusioni cui è giunto l'Eurogruppo, non capisco perché noi dobbiamo fare i tifosi prima del tempo e dire no.
è una certezza, è così. Aspettiamo, vediamo. Manca un mese. Vediamo se ci sono le condizioni. Non c'è scritto da nessuna parte che le condizioni presenti e future, soprattutto future, non ci sono. Questa garanzia noi la stiamo aspettando. Aspettiamo e poi discutiamo. Allora, poi dopo c'è Andrea Marcucci anche. Prego. Se posso solo dire una cosa. È quello che ha detto anch'io. Ho detto, non ci saranno condizioni, lo vedremo come sarà sul tavolo. Il problema del dibattito italiano... Lo vedremo, non è che non ci sono... Il problema del dibattito italiano è che si basa sull'idea che in Europa c'è qualcuno che ci vuole del male e che le regole che ci sono... Ma questi sono appelli che non interessano la nostra discussione. È il pregiudizio politico che riflette anche la sua posizione. Un pregiudizio politico che però si vuole impoverire. Questo è assurdo, l'Europa non ci vuole impoverire. Poi se noi decideremo di non utilizzare questa facility... Però, allora... Non è un problema... Andrea Marcucci, un momento Fassina, poi do la parola a lei, Marcucci, poi c'è anche Massimo Gaggi. Prego, Marcucci. Ma io credo che il quadro in realtà sia abbastanza chiaro e si stia definendo. L'Europa sta mettendo a disposizione una serie di interventi, nessuno dei quali sarà obbligatorio. Saranno delle opportunità che ogni singolo Stato valuterà per quello che sono le proprie esigenze, vista la crisi e le dimensioni della crisi che abbiamo di fronte. Sul MES si è alzato un muro, una barricata rigida, secondo me pregiudiziale rispetto al merito. Io sono d'accordo, si dovrà aspettare il 1° di giugno, però sono anche d'accordo che è una delle opportunità di finanziamento. E comunque noi ad oggi, inclusi i bond, stiamo parlando di soldi che andranno restituiti con tempi molto lunghi, ci auguriamo con una erogazione molto veloce e con tassi molto bassi. Questo è il modo col quale l'Europa ci può aiutare e il MES si inserisce esattamente in questo quadro. Io ho provato anche in aula a parlare con i colleghi del Movimento 5 Stelle, ma anche con le opposizioni, dicendo il MES è uno degli strumenti. L'Italia non avrà l'obbligo di... Le posso chiedere se li ha convinti Marcucci, i 5 Stelle con cui ha parlato? Ma sinceramente credo che ci sia un processo di maturazione su questo. Il fatto che non sia obbligatorio tirarli quei fondi, il fatto che comunque l'approccio complessivo è di ridurre e di eliminare le condizionalità rispetto a questi 37 miliardi. Il fatto che l'intervento è un intervento prioritario perché va nel settore della sanità e quindi dell'emergenza dalla quale faticosamente tutto il mondo sta cercando di uscire, sono spinte forti. Io poi quello che chiedo è quello di non avere pregiudizi, semplicemente non avere pregiudizi. Si va, si prende e si migliora il pacchetto il più possibile. E cosa deve portare a casa? Cosa deve portare a casa Conte per lei sul fronte del fondo, invece del Recovery Fund? Qual è una... Cosa deve portare a casa? Secondo me deve portare a casa le tre questioni che appunto ho enunciato. Vabbè, quelle lasciamole da parte, diciamo solo sul fondo. Non sono da parte, perché il tema è questo. Dopodiché oggi, secondo me, la battaglia sarà sui tempi di erogazione di intervento. Questo mi sembra più chiaro. L'Europa ha necessariamente dei meccanismi complessi, la situazione attuale non facilita la discussione e il confronto e noi bisogna su questo fare un salto di qualità e l'Italia deve essere quella che chiede che non si può andare di rinvio a rinvio e non è accettabile che la vicenda sia risolta a fine dell'anno, deve essere risolta in maniera sostanziale con tempi molto molto più rapidi, compatibili con l'esigenza di aiutare la nostra economia e l'economia di tutta l'Europa. Chiaro, vado da Stefano Fassina a questo punto, perché stava lì ovviamente che frigge, però in realtà io mettevo insieme l'intervento di Binismaghi e quell'intervista che lei ha rilasciato con Luca Telese alla Verità, perché in effetti lei la possibilità dell'uscita dall'euro legata proprio all'insofferenza, all'idea legittima che i meccanismi di controllo e di cessione di sovranità dell'economia non la convincano, non siano efficaci, lei non demonizza anche l'uscita dall'euro, Fassina?
Ah, non demonizzo nulla, la via maestra per quanto mi riguarda è far funzionare l'Eurozona e per farla funzionare, io rispetto le opinioni di tutti per carità, il punto in questa fase, nella fase che stiamo vivendo, non è il MES. Il punto fondamentale è la Banca Centrale Europea. E questo l'ha detto, qua... l'abbiamo capito. L'ho detto, ma si continua a parlare d'altro, perché quando noi arriviamo al 160% di debito sul PIL, il problema non è come finanziamo quei recovery bond, qualche decina di miliardi all'anno di investimenti in più. Il problema è come arriviamo su un sentiero di sostenibilità dell'euro. Però come le posso chiedere una cosa, ma per far capire, ma in sostanza nella sua idea è come poter avere un accesso, cioè e quindi un flusso di risorse completamente sganciate dalla sostenibilità, poi dal fatto di dover restituire, sganciate da quello che succede negli altri paesi, come dire, dalla BCE potrebbero arrivare dei soldi per cui ce ne possiamo, come dire, fregare in un certo senso del debito. No, è il mio problema è... No, non è questo il punto. Il punto è, siamo di fronte a uno shock esterno o no? Questa è la differenza di... ma non potete continuare a far finta che i problemi non ci siano. Noi non rientriamo da un debito del 160% del PIL con gli avanzi primari, aumentando gli avanzi primari. L'Italia muore soffocata, quell'Italia che dipende dalla domanda interna muore soffocata. Il punto è, come lei prima ricordava correttamente, che il MES è un creditore che valuta il rischio di solvibilità del debitore. Ora non ci sono condizioni, non c'è da aspettare nessun primo giugno, perché i trattati internazionali, finché non vengono cambiati, valgono. Vale lo statuto del MES, vale l'articolo 136 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, vale il regolamento 472/2013 di attuazione del TUPAC. Quando il debitore è a rischio di solvibilità, devi fare intervento di aggiustamento macroeconomico e strutturale, e questo non c'è bisogno di aspettare nessun primo giugno per capire che cosa decide il board del MES. Il mio punto è che stiamo contrattando su un obiettivo sbagliato. Avremmo dovuto spendere tutto il capitale politico lei per dell'Italia. Convincere la BCE, dice lei. Aspetti, a convincere a fare quello che sta facendo la Federal Reserve, quello che sta però facendo... non è la stessa. Sì, va bene, aspetta, è chiaro, allora è chiaro, a fondo. È chiaro. Facciamo replicare Bini Smaghi. Le chiedo di essere un po' sintetico perché dobbiamo fare la pausa pubblicitaria, sì. Però volevo che fosse ora la replica. No, ma mi fa piacere che forse Fassina sta facendo un passo indietro di ritorno verso l'euro, e questo è buono. No, la buona notizia, forse la do, è che la BCE sta facendo le stesse cose che fa la Fed, perché, guardi, le do un consiglio di leggere l'ultimo discorso del presidente della Fed, dove spiega esattamente quello che fa la Fed e poi vede quello che fa la BCE. Perché ma perché il nostro spread è ancora oltre 200 punti base? Ma questa è una domanda molto interessante che forse dovreste porvi in Parlamento. Se ci fosse meno instabilità politica in Italia, forse sarebbe una questione ben diversa. Infatti la Spagna ha uno spread che è la metà del nostro, e il Portogallo pure. E tra poco la Grecia ha uno spread più basso. Con un debito nostro. Diverso. Comunque, il punto è questo, che la BCE compra sostanzialmente un terzo del nostro debito. Cosa vuol dire? Che quando il nostro debito sarà a 160-170, diciamo, per cento, un terzo, cioè circa il 40-50%, sarà in parte la BCE. Vuol dire che il nostro debito su PIL è intorno al 100%. Inoltre, i tassi di interesse saranno vicini allo zero. L'elemento cruciale in tutto questo qual è? È il tasso di crescita che avrà l'Italia uscendo dalla crisi. Ed è fondamentale che questo tasso di crescita sia superiore al tasso di interesse, e questo dipende in gran parte dalla capacità che noi avremo di rilanciare l'economia italiana utilizzando bene i fondi che avremo, ma anche forse facendo una serie di riforme che in questi anni hanno impedito all'economia italiana di crescere. Sulle riforme poi possiamo essere in disaccordo
sono contento che... Fassina non vuole sentirsi dire che queste riforme, lui dice che queste riforme, la traduco così, siano, ci sia questo consiglio, questa cosa a fare le riforme, però... se non vogliamo il consiglio, non... facciamole noi, non aspettiamo il consiglio della... Sì, dipende quale, dipende quale, mi pare che abbiamo già massacrato abbastanza i lavoratori e il welfare, non credo che aiuta a continuare a massacrare i lavoratori e il welfare. La Fassina sarà d'accordo che se investissimo di più sulle infrastrutture, sulla ricerca, sul sistema sanitario, sull'università, con un po' di meritocrazia magari... Ecco, forse il nostro paese crescerebbe di più e sarebbe più attrattivo per gli investitori internazionali. Dobbiamo andare in pubblicità, chiaro, ma ora pubblicità. Chiedo scusa, pubblicità, chiedo scusa a Massimo Gaggi, ritorniamo con lui anche con le finestre americane. Pubblicità. Allora, di nuovo in onda, vado da Massimo Gaggi, perché, allora, innanzitutto vorrei chiedere questo. Oggi la stampa pubblica un commento di Marta Dassù che dice che l'impatto del Covid indebolisce la Cina e a rafforzarsi sono Germania e Stati Uniti. Allora, nel crack dell'America che tu descrivi anche nel tuo libro, c'è però questo paradosso che comunque si rafforza, e perché è così? Secondo me no, si rafforza da un punto di vista commerciale sicuramente, perché evidentemente la vicenda del Covid mette molto in difficoltà la Cina. Il ragionamento che io faccio nel libro è un po' diverso e riguarda soprattutto non tanto gli equilibri internazionali quanto l'involuzione interna del sistema sociale e politico americano, che negli ultimi decenni appunto ha vissuto una fase di involuzione progressiva e che l'ha portato anche a un notevole deterioramento di infrastrutture, sistemi sanitari, aumento delle diseguaglianze, e tutto questo si sta coagulando in questa stagione in una crisi che a mio avviso sta diventando molto profonda. Noi la vediamo, la attribuiamo soprattutto a Trump e al trumpismo. A mio avviso, è quello che scrivo nel libro, Trump è un grosso problema, ma è una conseguenza e non è la causa della situazione nella quale vengono trovati gli Stati Uniti, e il modo in cui hanno gestito la vicenda del coronavirus in qualche modo dimostra che c'è una situazione di caos organizzativo totale. Cioè, un paese che ha la sanità in teoria migliore del mondo, le cure mediche migliori del mondo, più avanzate, il paese più ricco, con le tecnologie migliori, si è trovato, avendo anche il tempo di affrontare questa crisi, avendo visto in anticipo quello che succedeva in Cina e anche in Italia, ha affrontato la crisi in un modo assolutamente inaccettabile, con errori drammatici, e del resto anche prima della questione del coronavirus si era visto che è un paese che non riesce, pur avendo una spesa sanitaria che ormai è vicina al 20% del PIL, quindi quasi un quinto del reddito se ne va per spesa sanitaria, ha risultati che sono modesti nelle classifiche internazionali, viene dal 30° o 40° posto, e negli ultimi 3 anni è stato l'unico paese occidentale, l'unico paese industrializzato nel quale la vita media, anziché aumentare, è diminuita. Quindi da un punto di vista interno, sicuramente io credo che sia l'analisi vada fatta in questi termini. A livello internazionale è chiaro che la crisi del Covid mette in qualche modo la Cina in notevole difficoltà. Credo che in qualche misura si potrà il problema di rivedere le catene logistiche, almeno per alcuni prodotti strategici, e quindi questo avrà conseguenze anche per quanto riguarda il commercio e il rapporto della Cina con il resto del mondo. Dal punto di vista dei modelli politici e economici, credo che la partita sia aperta, perché in qualche modo l'autoritarismo in una stagione come questa, nella quale si va avanti sempre di più con la ricerca delle condizioni di insicurezza di un uomo forte, e in cui si usa la tecnologia in modo sempre più invasivo, ho il timore che il modello cinese cominci a diventare attraente per quei paesi in via di sviluppo che nei decenni scorsi invece guardavano molto di più alle democrazie liberali.
che diventi attraente il modello cinese, dicono alcuni sondaggi recenti, rilevazioni demoscopiche in Italia, e forse non abbiamo capito se lo dice davvero anche Alessandro Di Battista, che diventa attraente il modello cinese, sembra, anche in Italia, lo dicono naturalmente come... Io dico il terzo come, mondo più per l'Italia, spero. Come provocazione, ma non tanto, e vorrei chiedere, passando... tornando diciamo alla partita politico-parlamentare, anche perché sarà anche parlamentare, e quindi torno da Andrea Marcucci, come, visto oggi è una giornata molto importante, vedremo come andrà il Consiglio europeo, il bilancio lo faremo domani, molto probabilmente ne abbiamo parlato finora, ci sarà il rinvio della parte forse più sostanziosa dal punto di vista politico per noi di come andrà davvero il Recovery Fund, però in tutto questo Cina e non so, diciamo, il rapporto con la Cina è un pezzettino di questa contesa politica, è che sono riesplose tutte le conflittualità del Movimento 5 Stelle, viene definito oggi Sole 24 Ore una polveriera, un tutti contro tutti. Allora, lei ha detto prima, ho cercato di parlare, convincere, ma come sono messi? Mette a rischio la maggioranza, secondo lei, questa conflittualità nel Movimento 5 Stelle? E cosa deve fare Conte? Lo condiziona troppo? Ma io credo che nell'estate dell'anno scorso è stata fatta un'operazione politica molto complicata, difficile e anche coraggiosa. E ovviamente in uno stato di emergenza alcune situazioni possono avere una forza maggiore rispetto a uno stato e a un momento ordinario. Noi siamo di fronte a decisioni che vanno prese con tempi molto rapidi, in un quadro generale molto difficile. Per cui è abbastanza naturale che un movimento che ha le caratteristiche e anche il collante che conosciamo, che è il Movimento 5 Stelle, possa avere una qualche difficoltà in passaggio parlamentare più complicato dei partiti tradizionali, o sicuramente molto più complicato del Partito Democratico, che ha una forte discussione interna, una forte dialettica, ma che alla fine è compatto e determinato su l'appoggio a questo governo. Io credo e che a la questo Presidente del Consiglio, quindi, non ci sono... E a questo Presidente del Consiglio, a questo Presidente del Consiglio è ampio, a questa squadra di governo nel suo complesso. Io credo che oggi la maggioranza e il Parlamento ci sia e che si debba essere più coraggiosi. Io l'ho detto anche al Presidente Conte in aula. Io, per esempio, prima di oggi avrei voluto il voto in aula, perché secondo me la maggioranza era nelle condizioni di arrivare ad un voto. Il voto che abbiamo avuto pochi minuti prima dell'arrivo del Presidente del Consiglio sul calendario ha dimostrato che la maggioranza è molto più forte in Parlamento di quello che si pensa, e bisogna avere il coraggio di lasciar parlare tra loro i gruppi parlamentari, di utilizzare i gruppi parlamentari in una logica di dialettica costruttiva e risolvere le questioni che ci sono sul tavolo. Se avessimo votato sarebbe stato meglio. Comunque il mandato ricevuto da Conte è un mandato da parte della maggioranza del Parlamento molto forte, indirizzato e con degli obiettivi molto chiari. Movimento 5 Stelle, io dico solo su questo, il Movimento 5 Stelle alla fine lascia percepire queste tensioni, ma io credo che la volontà chiara sia quella di supportare questa fase difficile della comunità nazionale, e quindi si saprà compattare. Fassina, faccio anche a lei la stessa domanda, aggiungendo però che in realtà ieri in un'intervista un europarlamentare, quindi lui non è presente in Parlamento, ma ci sono senatori anche dei 5 Stelle che sono su quella posizione, per esempio su un'eventuale attivazione del MES, dicono che può cadere il governo. Lei come la vede questo rapporto? O magari anche lei voterebbe contro l'attivazione del MES, pur avendo speranza al governo? Voterei contro l'attivazione del MES e sono d'accordo con il Presidente Marcucci che il Presidente del Consiglio sarebbe dovuto venire in Parlamento non solo per un'informativa ma per ricevere un mandato. Poi probabilmente io e il Presidente Marcucci avremmo votato in modo opposto, ma avrebbe dovuto verificare la maggioranza prima di andare al vertice e verificare appunto il sostegno del Parlamento. Ritengo che ci sia un rischio perché il Movimento 5 Stelle... Ma guardi, dobbiamo tornare alle questioni essenziali. Il Movimento 5 Stelle rappresenta un pezzo d'Italia, un pezzo di società,
una parte degli interessi di questo paese che verrebbero colpiti nella prospettiva di adesione al MES con tutto quello che ne consegue. Il Partito Democratico, che ha una posizione che io rispetto, legittima, rappresenta altri interessi che invece non verrebbero colpiti. Il Partito Democratico rappresenta quelle fasce economiche e sociali che stanno meglio, che sono integrate a livello europeo, che vivono nelle connessioni con la domanda estera e che quindi in questa prospettiva non subirebbero i contraccolpi che subiscono le periferie economiche e sociali del Paese. Quindi spero che il Movimento 5 Stelle rimanga coerente con la base elettorale che l'ha mandato in Parlamento. Quindi qua veniamo all'essenziale, non è un discorso da polizzare, da considerare da una parte i responsabili attenti agli interessi nazionali, dall'altra parte i pierini improvvisati, scappati di casa, che non sanno quello che fanno. Posso ci sono, rappresentiamo un momento, interessi sì, diversi. Chiaro. Prego, Benismaghi. No, volevo chiedere a Fassina, ma lei è contrario a che l'Italia faccia un utilizzo del MES, o è contrario anche che la Spagna, il Portogallo e altri paesi che lo vogliano facciano utilizzo della nuova facility MES? Ma a me interessa l'Italia, ovviamente. Dopodiché, dunque lei sarebbe d'accordo, che il Consiglio europeo oggi adotti la riforma del MES, poi quando si tratta per l'Italia di scegliere, direbbe piuttosto di no. Questa è la posizione, no, che ho capito. No, che è la guarda, posizione io penso del Consiglio. Dunque lei avrebbe votato a favore di questa posizione se fosse stato... No, guarda, la ringrazio per la domanda che mi consente di no, chiarire. Per capire, evidentemente... No, la ringrazio. Evidentemente non mi sono espresso bene. Ritengo che oggi il Presidente del Consiglio non debba sottoscrivere nessun accordo, perché il perimetro di quell'accordo tiene fuori il pezzo più importante, che è la Banca Centrale Europea. Io vorrei che la Banca Centrale Europea facesse credibilmente quello che lei prima ha fatto. Una domanda sul MES. Io ritengo che il Presidente del Consiglio oggi non debba sottoscrivere un comunicato finale che contenga... Scusate, ma un momento, Angela, un momento. Volevo capire, un momento. Fassina è stato interrotto su questo punto, ha detto non voglio che non sia scritto nel comunicato ma finale, un momento, lo so che non c'è oggi, prego Fassina, che non fosse scritto nel comunicato finale la parola MES, questo? Sintetico però. No, ritengo che il documento dell'Eurogruppo che sarà base del vertice europeo non vada sottoscritto. Questo è il mio chiaro, perché chiaro, 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 Angela, Angela. Direi che questo, cioè, se dobbiamo dire delle posizioni, dobbiamo scontrarci politicamente, facciano pure, però stiano alle cose. Questa non è una cosa nel numero delle possibilità. Approveranno il documento dell'Eurogruppo e, ripeto, bisognerà aspettare che il board del MES si unisca per capire le condizioni, oppure bisognerà aspettare il momento in cui noi chiediamo l'attivazione della linea di credito sanitaria al MES per vedere poi nel memorandum che cosa scrivono, perché un memorandum comunque si fa come quando vai a fare un prestito in banca e ti danno delle condizioni. Ci può stare scritto anche che non ci sono condizioni presenti. Questo futuro. Poi fa parte di un accordo, tu lo devi anche, però l'accordo politico. Basta aspettare, però, c'è. Se la priorità è scontrarsi e mettere dei paletti politici su delle cose serie, direi che è un atteggiamento francamente irresponsabile da invece parte di tutte le forze. Il Consiglio politiche. Europeo, nella previsione, andrà verso un rinvio per il Consiglio sul europeo recovery non avrà fund, delle conclusioni non avrà finali conclusioni. Perché il dibattito è apertissimo tra gli Stati membri. Ci sarà uno statement di Michel e di Ursula von der Leyen e rimanderanno alla Commissione che il 29 aprile presenterà la proposta. Da domani il governo italiano comincerà a negoziare con gli altri stati sul bilancio pluriennale europeo, che è lo scoglio più difficile. Per alzare al 2% ed è quello, e quindi vedremo poi come sarà questa posizione rappresentata di ritorno in patria. C'è una domanda ancora che volevo fare a Benismaghi, che è quella sulla BCE, i titoli di spazzatura e il downgrading possibile delle agenzie di rating. La decisione della BCE di poter acquistare anche i titoli spazzatura mette al riparo da tempeste ulteriori sui mercati?
No, sui giornali stamattina si riferisce di questa decisione che un eventuale downgrading dell'Italia questo fine settimana non avrà un impatto sulla politica della BCE. La BCE continuerà ad acquistare titoli italiani, ha deciso di acquistare anche titoli greci, sta mettendo in atto una politica di sostegno all'economia europea senza precedenti e comparabile a quella americana. Il problema è che non possiamo dipendere solo dalla BCE, ci vuole la politica in Europa. Mi dispiace che un politico come Fassina dica che tutti i problemi si risolvano con la moneta. No, ci vuole la politica e la politica è fondamentale per dare una indicazione precisa dove va l'Europa. E questo vertice di oggi è un passo avanti, ce ne vorranno altri, per avere un progetto europeo di rilancio dell'economia europea da fare insieme. Non si può solo chiedere alla tecnocrazia, se vogliamo, della moneta di risolvere tutti i problemi. Ma non è aiuta questo a risolvere i problemi, ma la responsabilità rimane nei parlamenti europei e nazionali. Ci dobbiamo fermare, grazie per essere stati con noi. Grazie. No. Ah, prego Marcucci, che cosa? Prego. Sì. Vuole velocissimo. In realtà il problema è creare le condizioni per il rilancio economico complessivo del sistema. Nessuno deve rimanere indietro, dai lavoratori agli studenti, alle aziende, alle imprese. I soldi che ci devono essere messi a disposizione per riattivare la crescita del nostro paese. Va bene, chiudo allora ricordando le parole del presidente del Parlamento europeo Sassoli, l'avevamo anche titolate, che dice che però bisogna saper spendere. Non pubblicità, Andrea Pancani, Coffee Break, restate sulla 7, a domani.